Ciao, sono Maria Grazia, sono un'assistente educativa, lavoro nelle scuole dell'infanzia per il Comune di Torino, lavoro per una cooperativa. In questo momento di emergenza sanitaria noi siamo in forze perché fino ad oggi abbiamo lavorato ma non sappiamo se il Comune ci pagherà, quindi se il Comune pagherà le cooperative di conseguenza le cooperative noi, e non sappiamo se domani o la settimana prossima lavoreremo, quindi se non lavoriamo sicuramente non verremo pagate. Volevo solo far presente che il Comune di Torino ha deciso 10 anni fa di dare in appalto i servizi alle cooperative, quindi noi abbiamo gli stessi doveri dei dipendenti comunali, ma abbiamo un terzo dei diritti perché guadagniamo molto meno, non abbiamo continuamente gare d'appalto, quindi non abbiamo la certezza del lavoro. Da una gara d'appalto all'altro è sempre una lotta perché non si sa mai se c'è il passaggio diretto o licenziamento di assunzione, quindi perdita di diritti. Quindi noi chiederemo poi anche in questi giorni o in futuro al Comune di Torino se si può ricominciare a pensare all'internalizzazione dei servizi, perché così non è più possibile andare avanti. Ciao a tutti, noi siamo due educatrici professionali, lavoriamo a scuola da tanti anni, ci occupiamo dei ragazzi diversamente abili. Noi vogliamo denunciare la situazione di stallo che ci troviamo non solo per questa situazione del coronavirus, ma una situazione che si protrae da anni e anni perché manca una legislazione definitiva a monte dallo Stato italiano. Se il bambino è assente per qualsiasi motivo noi non veniamo retribuite, se c'è un'assemblea sindacale a scuola noi non veniamo retribuite, d'estate siamo costrette a lavorare poche settimane e quello che non viene coperto da permesse, da ferie viene messo come aspettativa non retribuita. A questo punto ci ritroviamo nel mese di agosto-settembre a volte anche a non percepire lo stipendio, a percepire i stipendi ridotti. Chiediamo che in questa situazione di emergenza venga fuori tutta la storia in cui ci stiamo ritrovando. Detto questo, ci auguriamo che qualcosa venga fuori, di avere almeno la cassa integrazione per questo periodo e non essere costretta a chiedere aspettativa non retribuita o le ferie. Vogliamo ancora aggiungere che la situazione è diventata inaccettabile perché molti di noi non hanno solo la laurea, hanno anche due lauree, hanno master e si trovano ad avere dei livelli e degli stipendi totalmente inadeguati che alle volte non ci permettono di arrivare neanche a fine mese. Allora, sì, io sono un'educatrice precaria del Comune di Torino e vengo assunta per le supplenze e si spera poi un giorno di raggiungere anche il tempo indeterminato, anche se non ci sono molte speranze di sostituire, insomma, la situazione attuale. Per quanto riguarda l'emergenza coronavirus, oltre ad essere precaria, sono costretta ad andare a lavorare per volontà dell'amministrazione ad asilo nido chiuso, quindi senza utenza, senza bambini, perché comunque la nostra responsabile deve attribuire dei compiti, degli aggiornamenti da farci fare in questa situazione di emergenza. Il problema è che se, visto che esiste un decreto 06 e ci sono una serie di decreti sul sistema 06 che appunto dovrebbero unificare la scuola, l'asilo nido e la scuola materna fino ai 6 anni, tutto ciò non viene in realtà fatto perché le scuole materne sono chiuse, le insegnanti statali non vanno a lavorare, beneficiano del fondo europeo, mentre invece noi continuiamo ad andare a lavorare e forse probabilmente perderemo questi benefici del fondo europeo. Il problema è: il coronavirus esiste o no? Se esiste, probabilmente in stato di crisi e di emergenza non dovremmo recarci sul luogo di lavoro. Se invece non esiste, io non lo so come il Comune intende fronteggiare la situazione. Il fatto è che noi è una settimana che andiamo a nido chiuso. Volevo anche dire che noi lavoriamo 10 mesi, non 12, a luglio e agosto non lavoriamo, non guadagniamo e non abbiamo contributi, quindi questa è una situazione veramente insostenibile ormai. Dal 2016 la giunta Appendino ha preso questa decisione, quindi fino al 2015 noi a luglio lavoravamo perché c'erano i centri estivi e potevamo lavorare nelle scuole dove c'erano i centri estivi. Con la giunta Appendino noi lavoriamo fino a fine giugno, luglio e agosto lavorano solo i dipendenti comunali e noi rimaniamo a casa senza nessun tipo di copertura di denaro, quindi senza contributi, senza stipendio, senza nient'altro. Nella situazione in cui ci ritroviamo adesso con l'emergenza coronavirus, noi non possiamo andare a scuola perché c'è giustamente vietato, ma tutti questi giorni non sappiamo come verranno retribuiti.
sappiamo a malapena che c'è stata una richiesta di cassa integrazione e la cassa integrazione andrà a coprire circa l'80% dei nostri mali stipendi, forse. Non sappiamo. Ad oggi non sappiamo nulla, abbiamo degli affitti, abbiamo i mutui, abbiamo dei figli, abbiamo un sacco di cose da pagare e non sappiamo in questo momento come far fronte. Adesso sono ben 2 settimane che siamo a casa e iniziamo ad avere veramente paura, abbiamo veramente bisogno che qualcuno faccia chiarezza e ci dia un sostegno. Noi siamo un gruppo di educatrici professionali, lavoriamo per agenzie accreditate presso il Comune di Torino e anche sul territorio in provincia, in particolare per il servizio disabili sensoriali della città di Torino. Seguiamo bambini, ragazzi, adulti, sia a scuola che sul territorio, nelle case, eccetera. In questo momento in cui le scuole sono chiuse, sia Torino che provincia, chiediamo che le ore ci vengano riconosciute lo stesso, cioè pagate anche se i bambini non vanno a scuola, come succede per tutti gli altri lavoratori della scuola. Le ore sono stanziate, preventivate, sono circa 10, attribuite 10 a ogni ragazzo, ogni bambino, circa più o meno, e vengono messe a bilancio. Tant'è che se non le facciamo per qualunque motivo, ci viene chiesto di recuperarle dalla settimana dopo. Quindi noi chiediamo la nostra dignità salariale e chiediamo che queste ore ci vengano pagate, a prescindere. Grazie.